parla di estate, di divertimento, immancabile la presenza di Radio Studio Più per questo secondo appuntamento qui a Porta Sant'Elpidio Super Summer Games. È fantastico, è sempre un calore bellissimo venire qui, amiamo le Marche, Studio Più nelle Marche è la radio numero uno e per questo motivo noi ringraziamo voi, ringraziamo l'assessore, ringraziamo il comune ma soprattutto il Super Summer Game. Voi siete i numeri uno perché guarda le spalle quanta gente che c'è, che sta ballando, aspettavamo voi per godere insomma dei successi degli anni passati ma anche degli attuali, quindi dove c'è Studio Più c'è una garanzia. Bene, questa era Radio Studio Più, la serata prosegue, quindi vai Super Summer Games edizione 2016. Sì. Un tuffo nel mare, nazional popolare, nazional popolare, cantare tanto non ci basterà, non ci basta. Come faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook? Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio, impazziti per la moda, Armani, Comio, l'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo. Vai di nuovo, vai di nuovo, è più grosso. È nata nel 2000, ci ha detto nel 98 e che 18 ricompie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo. Basta, i ragionamenti qui non si fanno perché il pubblico parla da solo, siete bellissimi, straordinari, ecco a voi Cosmo! Grazie, grazie. Siamo pronti, spegniamo tutte le luci e si accendono i getti di fumo, accendete i telefoni, le telecamere e arriverà Cosmo.
Backstage con Cosmo, ospite di questo Summer Games edizione 2016, tantissimi numeri, tantissime le persone che hanno ballato al ritmo della tua musica. Tu sei il frontman dei Drink to Me e l'uscita poi del tuo singolo L'ultima festa. Particolarità è il tuo sound, un mix di elettronica ed altro, anche beat. Produco tutto, infatti. Cioè, a me, per me cioè l'elettronica è la chiave per far musica da solo senza annoiarsi, nel senso che quando hai delle macchine puoi fare da solo un miliardo di cose, non hai bisogno di musicisti. A me piace interfacciarmi con gli altri, però quando devo produrre mia roba da solo, se ho possibilità di fare dalla batteria fino ai cori e tutto quanto io, preferisco. L'elettronica è il modo per poterlo fare più facilmente e poi mi annoia meno, insomma. Io facevo rock una volta e poi mi sono annoiato. Insomma, la musica fa parte della tua vita. Tu hai fatto anche due cover importanti di due artisti diversi tra di loro, Battiato e Battisti. Su Battiato già ci siamo un po' più nelle tue corde, ma Battisti, questa scelta? Ma in realtà io sento più Battisti che Battiato ultimamente, forse nello scorso disco sì, però per me Battisti è un cantante che, oltre a essere un grande interprete di testi di altri, come Mogol, Panella, che fossero, ha sempre anche lui messo molto becco nella produzione, cioè ha sempre pensato a tutto il sound, si ispirava alla disco music, negli anni 70 ha avuto la svolta disco, negli anni 90 ha tentato la svolta dance, anche se non ha avuto grande successo, però lui è uno a cui mi ispiro come attitudine, diciamo, no? Cioè il cantante che però è anche produttore, che cerca di sempre linguaggi nuovi per esprimersi, cioè io lo ammiro tantissimo. Avrei voluto conoscerlo, per fargli sentire le mie robe, però beh. Sicuramente ti avrebbe apprezzato. Beh, progetti futuri per i fan che sicuramente ti stanno vedendo? Ma adesso il singolo è uscito in aprile, è entrato in top 100 nelle replay la prima settimana ed è comunque ancora adesso in top 100 dopo 4 mesi. Il tour sta vedendo sempre più gente, ristampiamo i vinili, li finiamo, CD continua ad andare a ristampa e... quindi vuol dire che in realtà il tour non è finito, cioè finché è così bisogna portarlo ancora in giro. Quindi adesso a settembre finiamo, abbiamo fatto 50 concerti tra aprile e settembre praticamente. E poi da ottobre in poi iniziamo con i club, faremo una selezione di club nelle principali città italiane e sinceramente cercheremo di riempirli tutti e vediamo se ce la facciamo. L'estero? All'estero non lo so, a me piacerebbe fare delle versioni in spagnolo e inglese dell'ultima festa. Non lo so, per ora ancora non si è fatto, però a me piacerebbe, secondo me potrebbe avere appeal anche all'estero. Per il resto poi è una roba in realtà pensata soprattutto per l'Italia, anche se in effetti a livello di linguaggio musicale è molto orientata all'estero, quindi in realtà vediamo, quello adesso va bene in Italia, spremiamo per bene l'Italia. Beh, allora il colpo d'occhio su questa edizione Summer Games, visto che siamo con l'assessore al turismo e anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Cosmo, cosa ne pensi di questa organizzazione? È buona, è fatto di... Ma per me è già soltanto una roba, che si possa tenere dei volumi così disumani in un paese, in una città, è fantastico. Tipo, se tu suoni a Milano, che è la città tra le più importanti in Italia, hai il limite di decibel, cioè di volume della musica, molto bassi. Quindi tutti i concerti all'aperto a Milano hanno la metà del volume che sentivi questa sera. Cioè, il fatto che qua ci sia probabilmente anche una questura che collabora, eccetera, è una figata. Cioè, ti trovi più libero qua che nelle grandi città, no? O almeno, non so, penso che faccia tutte le persone, quindi in questo caso complimenti a voi, cioè sono gli esseri umani che fanno, sono loro. Beh, allora Cosmo ha dato l'ok, beh, non mi resta che grazie Cosmo, grazie per averci deliziato con il tuo sound. Beh, assessore al turismo Milena Sebastiani e il sindaco Nazareno Franchellucci. Allora Milena, i numeri parlano come ogni anno, sempre un crescendo per una festa che anticipa un Ferragosto caldissimo, questa sera veramente tantissimi qui all'Aereo Ex Orfeo Serafini. Sì, una bella grande soddisfazione, era quello che volevamo, perché credo che il divertimento, che questa musica, queste serate aspettando il Ferragosto siano la ciliegina sulla torta per chi è in vacanza qui da noi, chi invece sta nei paesi limitrofi, ma anche per la cittadinanza, perché se lo aspettano, hanno voglia in agosto di divertirsi, di essere spensierati, e Super Summer Game è un target che fa centro e anche quest'anno ha fatto centro, quindi molto soddisfatta. E ecco, andiamo avanti così, ora non finisce qui, finiamo con le Winx per i bambini, quindi ancora
tanto divertimento per la città dell'estate di Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio è la città dell'estate, ma soprattutto la città che ama fare turismo per i residenti e anche per i tantissimi che da fuori regione hanno partecipato a questo cartellone veramente denso, sindaco. Poi sono tutte attività che vanno anche a favore dei diversi commercianti, perché si crea così turismo. Siamo veramente molto ma molto contenti. Ancora una volta devo fare i complimenti a Milena, perché oltre alla grandissima esperienza che sta mettendo in campo, quella del Summer Game è una sua straordinaria intuizione che l'anno scorso ha portato tantissime persone e quest'anno ce n'è di nuovo la conferma. Però poi dopo si gira per il lungomare, si gira per il centro e si trovano altre centinaia e centinaia di persone, e questo è sicuramente sintomo del fatto che ormai Porto Sant'Elpidio ha contagiato un po' tutti, ha contagiato la provincia, ha contagiato la regione, ha contagiato tanti a livello nazionale che stanno arrivando, si vengono a divertire, a riposare, a passare dei bei momenti anche al mare. Veramente penso che il lavoro che si fa tutti i giorni è per questo, per ottenere questi risultati e naturalmente per lasciare un minimo di tutti questi benefici ai nostri, e quando parlo dei nostri parlo dei nostri commercianti, delle nostre attività, del nostro artigianato. E un bel lavoro di squadra, grazie anche, mi permetto di poterlo dire, ai tanti volontari che danno una mano e ci danno una mano. Questa sera sono schierati più di 20 volontari della Protezione Civile insieme alla Croce Verde, insieme a tutti, alle forze dell'ordine, come giustamente dicevi tu, a ridosso di Ferragosto non è una cosa scontata. Beh, sicuramente un turismo a 360 gradi che abbraccia tutte le generazioni, dal più piccolo al più grande. Bene, questo è il Super Summer Games 2016 e io vorrei fare un bel urlo Super Summer Games con il sindaco e l'assessore. Vai! Super Summer Games! Porto Sant'Elpidio non finisce qui la serata, rimanete con noi, eh! Poi invece c'è la stessa poco, la vita di comune è un gioco, te ne accorgerai, ascolta la TV, sei sempre più nei guai, amico dove ti sei, ti ho detto la verità, il mare è molto certo, è molto opportunità, ho smetto la di buoni, siamo i tuoi più grandi viaggi, bello, si trovi senza cuore, c'è bello, c'è bello, c'è bello, sofferto tanto ma con ardore, ora voglio viaggiare in un mondo migliore. Amico, siamo folli ma con amore, c'è un mondo da inventare, un mondo da inventare.
Super Summer Games, edizione 2016. C'è già stato il concerto di Cosmo, poi hanno seguito i Coconut Ice e adesso si balla con l'animazione di Radio Studio Più. Come potete vedere alle nostre spalle, veramente tantissima gente che si sta divertendo al ritmo della musica, dell'animazione di Studio Più. Come sempre una serata che preannuncia un Ferragosto che ormai è alle porte, un appuntamento estivo a cui non si può mancare, noi lo stiamo vivendo in prima persona, quindi mi raccomando rimanete con noi e ricordate che l'estate non è solo una stagione ma è anche uno stile di vita. Super Summer Games, Porto Sant'Elpidio. 2, 1, sulle mani! Ringraziamento alla sicurezza, alla protezione civile.